Oggi io ho visto un Pisa che ha giocato sul velluto, a mio avviso, non perché voi non avete opposto la resistenza, avete avuto anche la palla gol con Dan a metà al primo quarto d'ora del secondo tempo, ha giocato perché, come prima sottolineavo con l'allenatore, con il presidente, ho risultati su tre. Insomma, è importante gestire e non opporsi e non sottoporsi a rischio del contropiede, delle ripartenze maceratesi, non dando mai profondità. Sì, è stata la partita che hanno impostato, si sono messi 4-4-2 e molto bassi, soprattutto nel secondo tempo, cercare proprio di toglierci spazio, profondità per le nostre caratteristiche, sono quelle di velocità. Poi siamo stati anche bravi perché abbiamo fatto circolare bene palla, però è una partita molto, molto maschia, tosta, non è stata ricca di episodi, di emozioni, però il Pisa è venuto qui per fare la partita tosta, noi non abbiamo concesso nulla, credo che alla fine il pareggio sia risultato più giusto e lascia tutto immutato, quindi abbiamo ancora 180 minuti. Hai temuto su quell'uscita di Forte, come sei rimasto deluso, penso, per la palla ciccata da Dan? No, vabbè, ma io dico sempre ai ragazzi che gli errori tecnici non li condanno mai, anzi, mi piace giocatori coraggiosi che quindi possono anche rischiare. Mi dispiace invece quando non vedo l'atteggiamento giusto, quindi Forte ritenevo opportuno uscire, se sbagliava prendiamo gol, non fa niente. Insomma, ci ha salvato tante partite e non lo condanneremo sicuramente per un errore, come Danna poteva far gol o non farlo. Insomma, mi piace che osino, che questi ragazzi ci mettono l'anima, quindi non potrei mai dirgli nulla. Ecco, per quanto riguarda la tua conduzione della partita dalla panchina, nel secondo tempo hai cercato di imprimere, di sostenere, no, il maggior ritmo della Maceratese con Orlando al posto di Buonaiuto e avete avuto in quel momento la palla anche giusta con Dan. Sì, Orlando è entrato molto bene, ma soprattutto eravamo partiti con un 4-2-3-1 pensando che loro potessero giocare o un 3-5-2 o un 4-3-1-2 e invece davamo forse troppi riferimenti. Allora ci siamo messi subito con un 4-3-3 che è andato meglio in fase di costruzione di palleggio, volevamo sfruttare un po' meglio gli inserimenti, ma loro avevano le linee talmente strette che era praticamente impossibile. Orlando è entrato come è entrato nelle altre partite molto bene, insomma si è reso molto pericoloso, per questo dicevo che sono contento di avere questi giocatori. Si giustifica l'esultanza tua, della presidentessa, che non l'avevi mai vista così commossa, per aver raggiunto, grazie alla tua squadra, al tuo staff, un traguardo storico, però rimane sempre il fatto che bisognerebbe mantenere quantomeno la migliore posizione fra le terze e soprattutto raggiungere, certo, e superare il Pisa per giocare in casa la prima partita. Ecco, sì, le ultime due partite, tu hai confrontato il calendario maceratese con quello toscano? Sì, noi abbiamo l'Arezzo fuori casa e poi abbiamo l'ultima Sant'Arcangelo, due squadre con il Sant'Arcangelo in casa. E loro sono due squadre che devono salvarsi. Basta andare a Sant'Arcangelo, basta. No? Dopo basta. Abbiamo già dato. E lo stesso vale per il Pisa, perché ospita la Lupa Roma e l'ultima va a Pistoia. Quindi sono partite, diciamo, dal livello di difficoltà pressoché identico. Noi dovremmo essere bravi a fare 6 punti e sperare ovviamente che il Pisa ne faccia meno, quindi non ne vinca tutte e due. Poi, soprattutto con quel derby, no? Che nel derby può succedere di tutto. Sì, ovunque, perché oggi gli avversari sono tutti difficili. Insomma, ecco, diceva la Tardella, scherzando, io mi auguro che domenica per Caid segni per la Lupa Roma e risolviamo. Speriamo che ci faccia questo regalo, Yassin. Sì, c'è una missione. Ciao, grazie.